Mi hanno rubato la crema solare. Siamo rimasti chiusi fuori. Forza Inter! Ma vaffanculo. Siamo fatti delle docce. Io non la do a nessuno! Terra abbiamo una pozza d'acqua. Andiamo a prendere il mozzo. Uno si gira. Giorno numero 3, 4, Bene, siamo a spiaggia, ho passato la giornata qui, bello, il mare è figo, figo, è bello. Vigo, dove sei? Come si sta? Da Dio. Da Dio? Beh, giustamente. Sono qua rivolti... Fine del terzo giorno. Ma che fine del terzo giorno? Fine del terzo giorno perché mi vado in letto quando arrivo. Un'altra stufa qua. Pronti per la tequileria? Alla sangria. Not too late, my friend, to get up. Che me ne frega che gli dormono? Potevano venire al Teide con noi? Buongiorno. Siete felici? La Pasqua. Cosa stai facendo? Ma c'è il sole fuori, no? È buio ancora. Non si vede un cazzo. Bene. Invece lei è felice? Sei felice? Sì? Sì. Di andare al Teide? Sì. E non è neanche così tanto presto, sono le 7:25. Alle 8:15 dobbiamo esserlo, vero? Ah, sì. Alle 8:15 si parte. Comincia la nostra avventura, Teide Masca. Questo tour consisterà nel visitare in parte il Teide, poi andremo dal drago millenario, che è un albero millenario appunto, poi andremo a Garassito dove faremo pausa pranzo e infine Masca. Tutto si concluderà per le 5 del pomeriggio. Bene, ci siamo fermati in una valle creata dall'eruzione di diversi vulcani. Perché... Da eruzione di diverse eruzioni. Da eruzioni di diverse eruzioni. Dove sono i vulcani? È uno là. È uno. Pisciata sul Teide fatta. Ma guarda che viene. Stupenda. Oddio. Però che figata. Cosa interessante di questa zona è anche il fatto che tutto quello che vediamo è protetto, quindi non si può prendere assolutamente niente, nemmeno una piccola pietra vulcanica da per terra. Esistono anche degli alberi protetti a Tenerife. Come si chiamano? I pini di Tenerife? Oddio, cosa sta facendo? Che hanno resistito anche a un incendio. Boh, non so, io magari lo sapevate già. Siamo a Icod perché dobbiamo vedere l'albero millenario. Dopo la nostra sventura al ristorante, siamo arrivati a Garassico. Sembra carina e faremo una passeggiata. Thank you.
Ciao, sono la voce registrata di Alessandro che edita questo video e mi sono accorto che effettivamente del quinto giorno ho solamente tre video. Quindi sì, il riassunto del quinto giorno è noi che rompiamo un'asta per tenere le tende, noi che mangiamo cornetti salati, io che faccio un sorriso e piscina. Sesto giorno, settimo, è il sesto? Ah, ok. È il sesto giorno e tutto va bene in quel di Tenerife. Oggi siamo io e Vigo da soli in casa per quasi tutto il giorno. Eccolo qua, ecco, è qua. Fuori dei coglioni e donne, porco. L'ha detto lui, io non No, c'entro niente. sto scherzando. Non sta Non scherzando. sto Non scherzando. sto scherzando. E niente, adesso facciamo colazione. Comunque questo coso qua per i toast è la cosa più innovativa di questo mondo. Cioè, tu puoi mettere il numero che vuoi di minuti e lui salta su. Cioè, tu puoi andare anche tranquillamente. Puoi andare tranquillamente a pisciare mentre si fanno i toast, è geniale. Vuoi una mano? Oh, la bravo. Vieni qua, Vigo. No, Vieni no, qua, Vigo. no, no. Dai, dai, dai. Nesquik, come? È buonissimo. Cazzo fai a girare? Cosa? Guarda qua, Dio Madonna. Guarda qua, guarda dove la crema. Sfigati Wow! questi che fanno i biscotti. Ora è Nutella, è meravigliosa. Poci, troppi poci, ragazzi. Moriremo, felici almeno. Moriremo in uno strip club. Sei. Bene, dopo una serata travolgente di ieri sera, stasera andiamo con calma, mangiamo al KFC e dopo mini golf. Stasera? Stai. Stasera non sbocca. Stasera non sbocca. Cheat! Cheat!